parola al dottore Skepis. Ah, fra altre cose devo anche ringraziare, che è pure presente, l'insegnante Santina La Torre, che ha curato questa parte. La parola adesso al dottore Skepis e alla ragazza Agata. Prego. Allora, insieme alla professoressa Santina La Torre, che è certamente dietro le quinte, però in effetti è una protagonista insieme a noi, perché abbiamo realizzato nella seconda A dell'Istituto Comprensivo di San Perniceto un lavoro sul 33° canto del Paradiso di Dante Alighieri con i ragazzini della seconda media, la scuola secondaria di primo grado. Adesso Agata ed io leggeremo le parti più importanti di questo canto. Allora, grazie e stiamo per iniziare. Vergine Madre, figlia del tuo figlio, perché la Madonna era madre di Gesù, ma contemporaneamente era anche sua figlia. Umile e alta più che creatura, perché era una donna molto umile, ma contemporaneamente la più alta e la più importante fra tutte le creature del mondo. Termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Tu sei quella donna che fu scelta da Dio per diventare sua madre, in un punto fisso dell'eternità. E nobilitasti così tanto la specie umana che il suo fattore, cioè colui che la creò, non si dispiacque di diventare una sua creatura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo, nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Nel tuo seno si raccese l'amore, proprio perché è nato Gesù e Gesù è amore, per il cui calore, nell'eterna pace che è il paradiso, è sbocciato così questo fiore che è la rosa dei beati. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso, intramortali, sei di speranza fontana vivace. Qui, cioè nel cielo, sei per noi beati una fiaccola di carità, mentre sotto nella terra, in mezzo agli uomini, sei una sorgente inesauribile di speranza. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sansali. Madonna, sei così grande, così importante, e vali così tanto, che chi desidera una grazia fatta da te, però non te la chiede, il suo desiderio è così forte che ti arriva prima della preghiera e si distacca e ti arriva volando anche se non ha le ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. La tua bontà non va incontro solo a chi te la chiede, ma molto spesso, spontaneamente, anticipa queste preghiere. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura e di bontate. In te si trova qualunque cosa e di buono in una creatura. In te c'è misericordia, in te c'è pietà, in te c'è magnificenza. Dal bel noto enigma di Dante passeremo adesso agli enigmi di Scoglio. Grazie per la vostra... Io ho attestato la bambina o la ragazza proprio per... Grazie. Va bene. Grazie.